0, l'acceleratore dedicato allo sviluppo delle start-up clean tech, ha concluso il primo triennio di sviluppo delle imprese innovative, con tecnologie nel campo delle fonti di energia alternative, dell'economia circolare, della riduzione dell'impatto ambientale e dello sviluppo sostenibile delle città, delle infrastrutture e del territorio. CDP Venture Capital e il main partner Eni hanno presentato il risultato di questo percorso. Sono state 30 le startup accelerate, selezionate tra oltre 850 candidate, di cui il 30% è proveniente a livello internazionale da oltre 50 paesi diversi. Le startup accelerate hanno raccolto complessivamente oltre 3 milioni di euro. L'acceleratore Zero nasce 3 anni fa, è uno dei 19 programmi di accelerazione che abbiamo sul territorio nazionale, il secondo programma di acceleratore che abbiamo su Roma, direi uno dei più importanti. 19 programmi che hanno movimentato complessivamente 300 imprese, oltre 185 partner. Zero in particolare è l'acceleratore che riguarda l'economia circolare, la transizione energetica. Abbiamo accelerato nel corso di questi ultimi anni 27 start-up con ricadute dirette, diciamo, sul territorio della regione, sul territorio del comune, e sono delle iniziative ormai, diciamo, imprenditoriali attive nel percorso della transizione energetica, dell'economia circolare, dello sfruttamento e del recupero dei rifiuti. Siamo molto soddisfatti di questa nostra esperienza perché, ripeto, abbiamo arricchito il territorio, abbiamo arricchito, diciamo, l'ecosistema delle imprese del Lazio e di Roma con delle iniziative che secondo noi avranno un buon successo. Jaul è la scuola di Eni per l'impresa, un acceleratore che nasce per sviluppare proposte di business all'interno delle clean technologies. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto supportando le start-up nel loro percorso di sviluppo imprenditoriale, ma anche dando loro competenze per rendicontare il loro valore nella parte ambientale e sociale. Quindi abbiamo abituato questi giovani imprenditori anche a contabilizzare gli effetti sulla parte di esternalità positive, sia in termini ambientali sia in termini di impatto sociale. La nostra startup si chiama Sly, come potete vedere siamo tre co-founder, Davide, Max, Xenia, rispettivamente CEO, CTO e CSO. La startup si occupa dell'avanzamento di una tecnologia già allo stato dell'arte migliorata da noi per la mitigazione degli incendi boschivi. Noi vogliamo identificare gli incendi boschivi nelle primi minuti, quando sono piccoli ancora, quando sono 2 metri per 2, 5 metri per 5 e non diventano ancora abbastanza grandi per diventare estremamente, che diventa molto difficile per andare a mitigare, per andarli a stoppare, comunque quindi andarli a distinguere nelle fasi precoci. Abbiamo sviluppato la tecnologia che si compone sia di una parte hardware che di una parte software, che accompagna il cliente sia dall'inizio, quindi dalla raccolta dati in campo, fino alla fine, quindi l'allerta e la notifica dell'allarme incendio, che poi venga monitorato, comunque gestito sia dal cliente che tutta quella che è la catena di propagazione dell'allarme, che possa arrivare anche dopo ai vigili del fuoco. Noi siamo un'azienda che si basa sulla parte sostenibilità, sulla parte dell'andare incontro all'ambiente ovviamente, infatti questa è stata una delle nostre mission che abbiamo incorporato sin da subito all'interno. La cosa fondamentale che ci ha aiutato molto è quello di andare a dare delle metriche, a classificare la nostra sostenibilità e l'impatto che noi vogliamo portare nel mercato, cosa che solitamente il mercato non si predispone di fare, questo della sostenibilità che è una cosa estremamente importante per noi. Siamo sicuri che questo percorso di accelerazione che abbiamo avuto ci permetta anche di aprire nuovi potenziali sia investitori che anche clienti, infatti abbiamo aumentato quelli che sono i nostri investimenti, abbiamo aumentato anche quelli che sono i nostri rapporti con diversi stakeholders, basta vedere anche Eni stesso o anche altre aziende qua del territorio, sia italiano che anche regionale che a volte mi interessa.